Buonasera a tutti, siamo qui con il terzo classificato del knockout, nome e cognome? Georges Sper. Hai scritto qualche circolo? No. Autodidatta? Autosufficiente. È la prima esperienza con lo Shark Bay? No, è già la quarta. Cosa ne pensa di questa struttura? No, mi piace tanto, mi piace anche farlo, ho fatto 3 volte la startup, questa volta ho voluto fare il knockout. L'altra volta sono arrivato 7º, questa volta 3º al knockout. 2 su 4. Diciamo una buona media. Lei si definisce un giocatore più attendista, più aggressivo? Dipende dai giocatori che ho al tavolo. Quindi oggi ho dovuto attendere, che ero il più corto sempre. La mano finale, che è successo? La mano finale mi ha raceato con asso 9, ho pushato lì con 7-7, mi ha chiamato. Ho settato al flop, mi ha chiuso colore con 4 carte di picche. In gergo una sculata. Brava. È così. È stato un all-in obbligato, magari era corto oppure sentiva le carte buone? No, lui doveva aggiungere 160.000, li ha messi. Ha detto che pensava di essere buono comunque. Ci ha pensato tantissimo ma mi ha chiamato. Cosa ne pensa di questa esperienza? Cos'è per lei il poker? Il poker per me è per adesso un divertimento. Da quanto tempo gioca? 2 anni. Il primissimo ricordo del poker? La prima volta al Perla ho fatto un ribai e l'ho vinto, senza sapere neanche cosa stavo facendo. Mi dicevano tutti di tutto ma non capivo il perché. La fortuna dei principianti. Brava, così. Ora magari sta iniziando a capire il perché le dicevano di tutto. Adesso sì. Se si guarda 2 anni fa rispetto ad ora, gioca nello stesso modo oppure è cambiato il modo di giocare? No, sono maturato tantissimo. Si cambia, si pensa magari che uno sa tutto ma non è così. Si cresce sempre. Quanto conta la capacità nel poker, quanta la fortuna? 50-50. La pazienza? Per me 100%. Quindi sono stato paziente tutto il tempo. Infatti non ho giocato niente quasi al tavolo finale. Sono usciti tutti i grossi prima di me. Qual è il segreto del poker? Segreti non penso che siano segreti. Non credo. Cosa se la sente di consigliare a chi appena si avvicina a questo mondo? Di non pensare di saper tutto. Bisogna giocare, capire. Solo giocando si può capire di più. Secondo lei le piattaforme online possono servire ad imparare? Sì e no. Perché sì e perché no? Sì, perché si gioca spesso, si fanno tante mani per capire. No, perché secondo me deteriora un po' il modo di giocare. Quali sono le differenze? Più online io. Le differenze tra il live e l'online? Ma live a me piace perché si parla con la gente, si discute, si creano amicizie, ci si guarda negli occhi, si può bluffare guardando negli occhi, online non si può fare. C'è qualcuno da casa che sta facendo il tifo per lei? Mia moglie. La salutiamo. Saluto mia moglie. Hai un portafortuna al tavolo? Non al tavolo ma in tasca. Ora possiamo dire cosa? Sì, una cosa di mia figlia. Quindi sempre con te. Sempre con me. Io ti ringrazio, sperando di rivederti la prossima volta. Grazie a voi, in gamba. E intanto tanti complimenti. Grazie.